Nell'anticipo al sabato dell'undicesima di campionato alla Brilli Peri arriva il Romagna Centro, formazione speculare tatticamente rispetto agli Aquilotti. Un momento di riflessione per le vittime del Shoah richiamate dal direttore di gara, il signor Lipizer di Verona. Ma andiamo subito in cronaca. All'ottavo minuto Luca Lischi prova la soluzione personale, ma il suo destro è bloccato a terra da Sarini. Al tredicesimo minuto Romagna Centro che ci prova con un sinistro di Federici, ma la sfera si spegne di poco fuori sul palo lontano. Al 31esimo minuto cross di Cecconi che dall'altra parte trova Tola che prova al volo, ma la sua conclusione finisce alta. 34esimo minuto azione sulla destra del Romagna Centro, Tola cerca il cross vincente ma arriva il colpo di testa di Gorini che anticipa il proprio portiere e incredibilmente mette sulla traversa ma della sua porta. Azione che prosegue con gli ospiti che chiedono rigore ma non concesso in modo convinto dal direttore di gara. Al 40esimo minuto, al sesto corner di Gorini, arriva il colpo di testa di Essussi che colpisce bene, ma tra le braccia di Sarini. Primo tempo che si conclude sullo 0-0 con gli Aquilotti più propositivi e più presenti in campo contro un Romagna Centro, bravo nel non concedere spazi, pronto nelle ripartenze. Secondo tempo che riprende a formazioni invariate, al 13esimo minuto Giacomo Corini batte velocemente una punizione e sorprende i biancoazzurri con il neo entrato Tomassini che davanti a Sarini scivola e non sfrutta l'occasionissima. Al 15esimo minuto riparte però il Romagna Centro che con Cecconi non trova lo specchio della porta. Al 30esimo minuto ancora Giacomo Gorini che su tiro da fermo mette sulla testa di Tomassini ma il pallone interessante del numero 20 Aquilotto che colpisce bene è forte ma fuori. Al 32esimo minuto Essussi addomestica la palla e si gira bene per Tomassini, passaggio forte e Tomassini è un pizzico in ritardo. Quando la formazione dell'Aquila ormai pensava di perdere almeno due punti per il pareggio che non meritava, al 34esimo minuto arriva l'azione con il calcio di punizione su una mischia cesenata, palla che finisce in porta, ma pochi istanti prima arriva il fischio del direttore di gara che indica il dischetto sotto lo stupore di tutto lo stadio che non capisce la motivazione. Dagli 11 metri va Cecconi, non sbaglia il penalty per il vantaggio del Romagna Centro, 0-1. Oltre 5 minuti di recupero non permettono all'Aquila Montevarchi di arrivare alla via meno del pareggio. Tre punti persi per l'Aquila Montevarchi ancora in casa ma non meritati per il gioco visto, anche se ad onore della cronaca pochi gli spunti veramente importanti davanti alla porta di Sarini che non si è visto moltissimo in questa gara. Beffati ancora negli ultimi minuti la formazione di Atos Rigucci che comunque deve riprendersi già dal 1° di novembre con la trasferta sul campo del Mezzolara. Atos, una sconfitta che brucia tantissimo, però voglio vedere l'altro rovescio della medaglia, un'Aquila Montevarchi che ha costruito tantissimo, ha fatto la gara, però purtroppo, come dicevamo anche la settimana scorsa, si rischia poi di perdere così le partite. Io pensavo di sognare alla fine della partita, perché oggi forse avevamo fatto l'ennesima gran bella prestazione, in casa non ci riesce a fare risultato e non è certo demerito delle prove, perché comunque anche oggi abbiamo tenuto una squadra importante nella metà campo per 90 minuti, concedendo il rigore e una mezza traversa al primo tempo. Per il resto noi ci abbiamo messo del nostro, siamo stati imprecisi, siamo stati sfortunati, ma insomma la sfortuna ci credo poco. Però complimenti faccio alla mia squadra perché ho visto una gran bella squadra in campo, cattiva, ho visto mentalizzata, quindi quello che noi vogliamo. Peccato per il risultato, però insomma se il lavoro alla fine paga, quindi e questo è il calcio, dai, diciamo che anche dopo una sconfitta così bisogna essere positivi, cercare di prendere sempre il lato positivo della cosa, perché non avevamo fatto il Real Madrid a Colle, avevamo vinto 1-0, oggi magari abbiamo giocato meglio, invece abbiamo perso. Niente, ci prepariamo a testa bassa, andare a mezzolarea e andremo a far battaglia anche là, e avanti tutta. Quando si esce da questi 90 minuti magari non si esce con il sorriso sulle labbra, però si esce con la consapevolezza che le nostre idee stanno camminando, stanno andando avanti e stanno facendo bene. È chiaro che la strada è tracciata e questa è quella che percorreremo, la strada dei giovani, la strada del gioco, la strada di cercare di imporre il nostro gioco, perché io vedo la nostra squadra imporre il gioco in casa come mi capita di non vedere le altre.
Una vittoria arrivata in un momento in cui proprio la sua squadra stava soffrendo, ha sofferto molto per tutta la durata della gara, però sentivamo dai suoi collaboratori che avete perso così un'altra una volta, questa volta invece siete stati più fortunati, se vogliamo, con la vittoria. No, sicuramente, oggi la Montevarchi ha fatto più di noi e stranamente, perché noi è la prima partita che prende in mano la squadra avversaria del gioco, e lo sapevamo perché li avevamo visti, e gioca così, è una squadra che gioca bene, unisce qualità tecniche, fisiche ed è organizzata, quindi sapevamo, l'avevamo vista anche contro l'Imolese, che è una squadra che vuole vincere il campionato, aveva fatto la partita praticamente sempre in Montevarchi, quindi sapevo dalla loro pericolosità. Abbiamo fatto fatica, però per la nostra realtà, per le nostre qualità, comunque un po' di fastidio l'abbiamo fatto, perché nel primo tempo abbiamo preso una traversa, abbiamo avuto qualche occasione anche nel secondo tempo, però ovviamente la partita nel complesso ha fatto più loro. Luca Lischi, una partita che già il pareggio all'85esimo faceva pensare a punti persi, a un'occasione persa per i tre punti, ma poi uscire addirittura sconfitti brucia tantissimo. Sì, sicuramente fa male dopo una prestazione di un alto livello, con pochissimi errori sia tecnici che tattici, e quindi c'è tanto rammarico, ma dobbiamo ripartire dall'ottima prestazione che abbiamo fatto, migliorando quei piccoli errori che poi ci permettono di vincere le partite.